oggi non vi vedo perché indovinate un po' cosa indosso? Il MetaQuest, non mi ricordo che cosa, Numero MetaQuest 3. 3, l'ultimo che è uscito. E voi non sapete quanto è bello. Allora, è bellissimo perché si può usare da solo, ma si può usare anche in abbinamento con un PC. E allora ho fatto anche l'acquisto spesona del PC nuovo, che non è assolutamente male, Guardate che bei LED, che belle consigliato dal mio lucine. amico Luca, è truzzissimo, però grazie a questa combinazione noi riusciamo a utilizzare il VR con le competizioni automobilistiche, in particolare con Assetto Corsa. E allora Sofia ci delizierà, ci farà vedere come funziona e le sue sensazioni. Allora, Vai, Sofia! aspetta che non vedo niente. Adesso ovviamente dovremmo utilizzare Senti, l'abitacolo che adesso mi abbiamo puoi per favore decentrare, ok? l'abitacolo che abbiamo in cantina. Però Centrami. per ora proviamo a farlo direttamente con il. Ti ho centrata? No. No. Direttamente con il pad Allora. dell'Xbox. Aspetta, Oh, ok. ah, Giusto per provare, poi trasferiremo tutto in cantina. Allora, cosa sta vedendo Sofia? Sta vedendo se stessa. Vai, Sofia. guardate le mie mani, aspettate. Che si muovono, ma soprattutto si può muovere all'interno dell'abitacolo, vedendo Allora, tutti i particolari. adesso, papà, mettimi verso la portiera come Allora, visuale. cambiamo la Ecco, visuale. mettimi dove c'è la portiera. Che Allora, poi, questo no, qui è dove c'è la l'esterno. portiera, ho detto. Allora, questo qui è Ciccione. dall'esterno, quindi Questo è un tu è po' come se anziano. vedessi il circuito, prova. Puoi notare che gli omini là guardano la mia macchina. Chissà Sì, perché, perché sono girati di qua io. verso di me. È come stare nel circuito, vero? Com'è? Sì, sembra di stare sull'erba in questo momento. Molto realistica, hanno fatto le Purtroppo non ruote. possiamo far vedere la sensazione, ma è veramente unica questa sensazione. Tu sei veramente a bordo strada e puoi girare la testa. Adesso sono sopra. Oh, ciao raga! Gli Sono omini. sopra alle gomme. Cambiamo visuale, andiamo, ecco. Ma dove c'è la portiera? Devo fare vedere alle persone. Allora, Vabbè, qua dove c'è la prendimi per ruota. Qui terra, grazie. dove c'è il passeggero. Fai Allora, vedere, ti esci. Ecco, spiego. Adesso diciamo che ecco. questo è un po' irreale perché Sofia può uscire dall'abitacolo guardando la Porsche da fuori. Ciao! Faccio qualcosa? Sì, c'è il computer. La stai vicino, non vado addosso Ok, però. cosa stai guardando? Allora, in questo momento vedo la roba, una ruota, poi la portiera. Vedi, io lo sapevo che c'era qualcosa qua. Poi là c'è un'altra ruota. E poi c'è il tipo che mi guarda. La mia testa, guardate, la vedete la mia Guardi te testa? stessa che pieghi la testa. Quindi Adesso entrerò nella macchina. avete capito che c'è, ovviamente, vabbè, chi lo sa, Fortissimo, chi l'ha certo. usato sa cosa vuol dire, è comunque una sensazione Ma se fantastica. tipo mi mettessi in mezzo alla strada, mi passano attraverso No, perché sei le virtuale. Aspetta che cambio la visuale ancora. Vediamo, qui sei dall'esterno. Qui dall'abitacolo. dall'abitacolo, siccome. Guardate, la mia testa si muove. Ciao! Vabbè, comunque, come ti sembra, Sofia? Ti piace? Bello, allora ci sono dei pro e dei contro però, perché il contro, che forse è l'unico contro più grande, è che diciamo che la definizione non è altissima. Forse bisogna aggiustarla, adesso bisogna vedere, perché comunque il Quest ha una definizione quasi in 4K, hai 2002 per ogni occhio, quindi sommati per 2 fa 4K. Questo invece è un 1080x920, 1920, quindi boh, c'è solo da aggiustare, secondo me. Quindi non è, la definizione che vede Sofia è leggermente inferiore rispetto a questa qua, per capirci. Leggermente, un po' di Però più. la sensazione 3D è completamente Allora, la diversa. sensazione 3D è fighissima perché tu vedi tutti i pulsantini. Cioè, avvicinati alla Cioè, leva del cambio, fai vedere com'è la leva del cambio. Tu la vedi? io la vedo. È Cioè, lì? la tocco col naso adesso. Puoi anche toccare i pulsantini? È Sì. Se mi dai magari il coso del. bellissimo, è come de Non è essere che mi dentro puoi una dare Porsche. il telecomandino come bianco? Ecco bene, adesso io sto toccando i pulsantini. Diciamo che non posso usarli, però li sto toccando. Va bene, comunque allora, nei prossimi video, purtroppo non possiamo farvi vedere la sensazione vera, dovete provarla, chi vuole venga a casa mia e gli facciamo fare una sessione sul Comunque simulatore. la cosa fighissima che ho notato adesso, guardate le mie mani cosa fanno. Le vedete le mie mani? Sì. Guardate, se io sterzo tanto si muovono pure le mani Sì. e in questo caso la mano è staccata, vedete che si Si stacca? stacca, sì. Puoi Perché io selezionare. Va bene, seguiteci per nuovi Perfetto. video, quindi andiamo su un altro livello. Il simulatore da questo momento è 3D e full immersion. Non si potrà mettere il casco, non potrò mettere il casco, ma poco male. Tra l'altro vedete che poi l'audio è direttamente collegato qua. Sofia sente l'audio da Ecco sì, la cosa microfono. bellissima è che senti l'audio, cioè. Stereoscopico, stereo ovviamente. Oltre al visore stereoscopico. Poi vedi tutta, cioè vedi la profondità, quindi anche chi è negato a giocare tipo me. Guida abbastanza bene, diciamo, a parte quelle rare volte che esco. Va Però bene.
con la profondità è un'altra roba. Ok, in questo caso abbiamo usato assetto corsa, ho provato anche refactor, è bello anche Ah, ecco, la quello. cosa che se tu vai sull'erba, adesso andrò sulla sabbia, vedremo le cose che mi vengono sopra al Sì, ho provato anche Formula 1 sudato. 2023, che tra l'altro un amico del canale mi ha regalato, e lo Bellissimo. ringrazio, non vorrei fare il nome, però ti ringrazio tantissimo, e finora non l'ho ancora, non l'avevo commentato perché col vecchio computer praticamente non girava, invece con questo nuovo computer, Formula 1 2023, finalmente funziona. Non è proprio il mio genere, preferisco queste con auto di serie oppure auto un po' più sgrause o Formula 1 degli anni 70, però è veramente bello, veramente La bello. domanda sarà, prima o poi lo proveremo anche con un, Uno? come si Beh, dice? ormai più di così non è che possiamo fare. No, con Visore il con il volante. Il volante. prossimo video proveremo col volante. Va bene. Ciao a tutti amici. Ciao a tutti, amici del canale che non ho ancora capito cosa fa mio papà. Comunque effetto wow, eh. Io quando l'ho provato la prima volta, al di là della definizione un pochino più bassa, ho detto wow! Io stavo toccando una Formula 1 del 1990, che sono le mie preferite, e potevo vedere tutti i particolari. Wow! Ho detto, ma questo è un altro livello. Ciao a tutti! Ciao!